Secondo me sì, noi siamo una squadra che tra le prime per punti subiti, tra le migliori difese. E oggi avevamo fatto delle scelte ben precise sulle giocate di pick and roll, sia su Pinton sia su Fantinelli, che conosciamo bene perché abbiamo giocato anche l'anno scorso. E poi diciamo nei primi due quarti è stato determinante quando siamo passati a zona adeguata, che abbiamo creato nel momento in cui siamo andati sotto 12-3. Siamo riusciti, cambiando difesa, a rientrare. E poi il terzo e quarto quarto invece abbiamo fatto solo difesa individuale, siamo stati più tosti, abbiamo tolto un po' tutte le situazioni anche di post basso e poi l'attacco c'è stato, diciamo, oggi abbiamo mosso la palla molto più rispetto a domenica scorsa che abbiamo fatto una partita di merda. Siamo al di là del 3x su 25 da 3, insomma, non è che succede ogni giorno, eravate il fattore psicologico ha contato. Ci siamo, è stata una settimana dura, perché noi venivamo da un mese dove abbiamo fatto molto bene, 3 partite vinte su 4, abbiamo battuto la Lenna prima in classifica, vinto a Ferrari, vinto in casa con Omegna, e poi abbiamo perso a Legnano una partita discreta. E poi il derby per Roseto Chieti, non so come giocare Treviso Venezia, per noi è un derby, perdere davanti a 3.000 persone non giocando, onestamente è un atteggiamento un po' dove che non abbiamo mai avuto durante l'anno. E quindi abbiamo fatto una settimana di allenamenti molto più intensi, si sono allenati tutti, cosa che non succedeva da parecchio tempo, noi abbiamo avuto molti problemi. Abbiamo fatto una settimana modificando alcune cose e la squadra è arrivata molto più pronta a livello di risultato. Ok, vi faccio un'altra domanda per questo, ma cosa ci fate nelle Cosa? Visto il basket che avete espresso oggi. Ma non è l'ultimo che ho detto, noi abbiamo avuto fuori. Allora, noi abbiamo fuori Carenza dall'inizio dell'anno, Brian è stato fuori 2 mesi. Abbiamo avuto fuori Ferraro per gli allenamenti, non se l'aveva mai giocato. Abbiamo giocato con Moreno da 4 parecchie partite. Noi secondo me se avessimo avuto la squadra completa all'inizio, 4 punti in più non avremmo avuto la prima. Noi abbiamo perso moltissime partite da 1 a 5 punti. Persi in casa di Reggio Calabria di 3, perso di 4 contro con chi è che perdemmo di 4-5 Recanati all'ultimo minuto. Quindi ci sono tante piccole cose che magari una squadra completa potevamo essere quei 4 punti in più, siamo nella metà classifica. Però sai, quando uno comincia a perdere, inizia il nervosismo e diventa difficile poi recuperare. Oggi è una partita per noi importantissima, sicuramente non era facile, quindi, ma penso che oggi l'abbiamo meritato. Assolutamente, sicuramente. Poi, secondo me, delle medie, eccetera, da un punto di vista tattico, eccetera. No, abbiamo fatto delle scelte ben precise, poi sai. Per dire, hai giocato meglio tu, sicuramente Treviso magari abbiamo visto dei giocatori riconoscibili. Esatto, ma sai, c'è delle partite, ogni partita ha la storia stretta. Però vincere in casa la prima non è mai facile. Complimenti, grazie. Peccato.